In questa piazza, che è Piazza Augusto Imperatore, abbiamo la vicinanza di tre stili differenti e differenti dal punto di vista storico. No, anche storico ovviamente, poi chiunque lo può riscontrare perfettamente. Questa è la classica architettura fascista, neo-romanica. Sì. Imperiale fascista, imperiale, diciamo, fascista, su questo. Qui abbiamo una classica e importantissima chiesa che ha lasciato il segno anche dal punto di vista architettonico, San Carlo. Nel pieno barocco, e qui abbiamo la costruzione della prima Roma, cioè della prima Roma nazionale italiana, quindi abbiamo quello. Il tutto condito, niente un po' di meno, da questo fondamentale documento racchiuso, monumento racchiuso tra queste reticolate, chiamiamoli così, e che resta una delle tracce più importanti, ancorché ignorate, assolutamente ignorate, mentre poteva essere una delle cose più importanti anche ai fini turistici. Abbiamo qui un'altra costruzione che però è datata, vediamo perfettamente cos'è, siamo sempre nel quadro di una Roma settecentesca qui. Ma questa cosa importante l'avevo già detta un'altra volta, perché come possono vedere alcuni amici esperti di opere d'arte, questo contesto qui, questa scena diciamo qui, è la scena che ha impressionato niente un po' di meno un notissimo pittore, Böcklin, il quale ci ha fatto un quadro che poi lui stesso ha replicato un centinaio di volte, intitolato L'Isola dei Morti. No, da rilevare che il piano di calpestio di Augusto Imperatore era almeno 6-7 metri sotto il livello attuale. Esattamente. Del piano di calpestio della strada stradale attuale. Esattamente. Ed era quello il livello delle acque del Tevere, che sta qui a 50 metri, da dove le barche portavano il travertino per costruire i marmi, per costruire il mausoleo. Esattamente. Stavo parlando appunto di questo magico quadro, andatevelo a vedere cari amici, perché è uno di quelli che hanno maggiormente impressionato uomini politici del Novecento, tant'è vero che questo quadro, ripeto, Böcklin, il quadro l'ha replicato una cinquantina di volte, una sessantina di volte, perché lo vendeva regolarmente. Come originale? Erano copie d'autore. Originali. Sì, era copia d'autore, lo faceva lui. Certo. Variava un colore, variava una nube, e furono acquistati sia da Lenin che da Hitler, cosa che pochi sanno, dopodiché, visto che abbiamo estimatori dello stesso autore. Esattamente, quindi andatevelo a vedere, L'Isola dei Morti, perché effettivamente è dantesca, è un'immagine un'immagine di stampo pre-raffaellitico, però è veramente interessante. Veniamo a noi, passiamo da questa alla denuncia da noi presentata il 10 di questo mese. Ecco qui le tracce, facciamo vedere obiettivamente. Facciamo vedere che questa relata è corrispondente. Esattamente, bravo. Questa denuncia. Quindi. Esatto, non abbiamo niente da nascondere e siamo qui proprio per parlare di queste cose. Dopodiché la voce deve essere la tua e anche la faccia. Allora, qui c'è un titolo che è emblematico. Querela denuncia contro i firmatari dei contratti capestro relativi ai suddetti derivati da parte di enti statali e contro tutti coloro che celano la pubblica opinione i relativi documenti, compresa la connivente commissione esaminatrice, la validità sulla richiesta di accesso agli atti
e disecretazione dei contratti sottoscritti sui derivati proposta dai parlamentari dell'M5S, che stavolta si sono bene portati. Come tante altre volte. L'altro ieri non si sono portati molto bene. Sì. Lì dipende anche da chi e come. Certo, insomma, diciamo, è una compagine raccogliticcia. Certo. E dobbiamo. C'è di tutto. Dobbiamo. Insomma, dobbiamo. Dovranno scremare, ci vorranno altri. Sì. Un bel quinquennio. Ci vuole del tempo per scremare. Un bel quinquennio, si farà pulizia. Sì. E prenderanno posizione sulle relative decisioni. Esattamente. È successo sempre, succederà sempre. Che è successo? Praticamente il Movimento 5 Stelle è andato in Parlamento e ha fatto una interpellanza parlamentare qualche mese fa. Questa interpellanza parlamentare dove appunto questi senatori e deputati del Movimento 5 Stelle chiedevano ragguagli e diciamo chiarezza su voci che gli erano giunti in merito alla sottoscrizione da parte del Ministero del Tesoro negli anni 90 di ingenti quantità di denaro investiti in derivati, una serie di diciamo, contratti svolti nell'arco degli anni per cui si sono praticamente andati a trovare circa 160 miliardi equivalenti oggi di euro, 160 miliardi equivalenti di euro, su cui si pagano circa 4 miliardi di euro l'anno di interessi. Allora, perché, come dire, voi vi siete pigliati i nostri soldi, ci avete fatto quello che cazzo avete voluto o quello no, i soldi che... pubblici, non sì, i nostri soldi così, esattamente, senza... soldi pubblici. Diciamo quello che le vostre logge vi hanno detto di spendere e avete spartito i ricavi, ok? Andiamo avanti. Allora, tutto questo per dire, va specificato di cosa sono i derivati, per chi non lo sapesse. I derivati... No, anche le persone che credono di saperli, poi alla fine non lo sanno. No, ma diciamo che la cosa è troppo lunga, qui parliamo di 20 pagine di descrizioni, non vorrei entrare troppo nel merito, però voi sì, la denuncia la trovate sempre su sito di Facebook Alba Mediterranea o il sito Orazio Ferniani o il sito di Giorgio Vitali o addirittura sui video e anche i testi dei documenti sui siti di Alba Mediterranea www.albamediterranea.com oppure YouTube. Su YouTube Alba Mediterranea, Alba Med o Accademia della Libertà. Allora qui occorre dire insomma una serie di diciamo specifiche comunque perché occorre formulare appunto il quadro generale su cui diciamo si è impostata la vicenda. Cioè praticamente il derivato è una scommessa su se il titolo guadagna o perde nel corso degli anni, a seconda di come è andato nell'anno, se il titolo ha guadagnato il sottoscrittore guadagna e quindi gli pagano la compagnia bancaria o finanziaria gli paga gli interessi o viceversa se perde è il contrattualizzato che paga la banca. Chi è interessato? Fino a oggi nel corso di 20 anni ha sempre pagato il Ministero del pantalone, Tesoro contrattualizzato a una media di 3-4 miliardi di euro l'anno. Tenete presente per avere un ancora un'idea più dettagliata della questione, che il derivato, voi lo andate a vedere, fa parte di una delle tipiche manovre dei giocatori di borsa. Quindi chi vuole andare a vedere come funziona. No, è proprio un vero e puro gioco d'azzardo. Esattamente. Legalizzato. Esattamente. Sempre gioco d'azzardo. Esattamente, però esattamente. E con i soldi pubblici non si può giocare. Esattamente, d'azzardo. Oltretutto. E quindi. Lì gli hanno detto ai senatori e ai deputati del Movimento 5 Stelle, il Parlamento gli ha detto no, siccome voi siete parlamentari e quindi qui c'è il segreto di Stato su queste cose, non potete sapere e non avete autorizzazione per poter sapere i contratti che hanno sottoscritto insomma, come al Ministero. Come diceva
il marchese del Grillo, voi siete voi e io so io. Voi non siete il cazzo, io so io. Esattamente. Allora, che succede? C'è quindi tutta una prassi, non sto a dire, ma esiste una legge, la 241 del 90, che stabilisce tutta una serie di cose, e poi c'è la legge sulla privacy, e poi la legge anche sul criptazione dei documenti, criptazione dei documenti per il segreto di Stato e quant'altro. Allora, la fase successiva era quella di andare a dire al TAR. Il TAR ha detto no, cazzo, il Movimento 5 Stelle c'ha ragione, deve avere accesso agli atti. Gli hanno fatto presente al Ministero del Tesoro la sentenza del TAR, il quale il Ministero del Tesoro ha detto me ne frega un cazzo, non te lo faccio leggere ugualmente. Allora hanno adito l'ultimo esperimento possibile, e cioè di andare a coinvolgere la commissione della presidenza del Consiglio per verificare se esistono i presupposti per poter essere edotti sulla materia che loro vogliono conoscere. Insomma, praticamente adesso, l'altro ieri, c'è stata una prima riunione che pare non abbia dato alcun esito. Però siccome ci sono dei tempi e dei termini, sì, questi tempi e dei termini sono stati oramai bypassati e noi abbiamo fatto una bella denuncia. Una bella denuncia per tutta una serie di reati che poi ve li andate a leggere, ma soprattutto per contro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Napolitano, Matteo Renzi, Carlo Padoan, Luigi Cassero, Enrico Morando, Pierpaolo Barretta, Enrico Zanetti, Paola De Micheli, Sior Vito De Filippo, eccetera, eccetera. Per corruzione dei cittadini da parte dello straniero, infedeltà in affari di Stato, attentato contro i diritti politici del cittadino, malversazione a danno dello Stato, ovvero malversazione a danno dello Stato, articolo 316 bis, che è una formula un po' diversa. Allora, quindi noi paghiamo, noi cittadini, perché se pagasse il Ministero del Tesoro non ce ne fregherebbe un pago nulla. Sarebbe sempre un ministero, se fosse anche se di loro, come, no, come dicono loro, pagassero loro. Però siccome paghiamo noi, pagasse il Ministro e i vari funzionari. Quindi per questa cosa, dal 2011 al 2014 soltanto, va detto e specificato che il debito pubblico, solo per questa voce di bilancio qui, è aumentata di 17 miliardi di euro. Cioè parliamo di 34 mila miliardi di lire. Quando poi devono dare i soldi a uno che muore di fame non ce li hanno. 34 mila miliardi di lire in soli 3 anni. Le perdite ovviamente derivano in gran parte dalla rinegoziazione dei contratti. Allora va detto che in tutta questa vicenda chi ci guadagna i circa 40 miliardi nel corso di questi 20 anni, 45, forse anche 50, è principalmente la categoria dei 20, o adesso sono 21, banche specialiste di aste, cioè quelle che abbiamo noi denunciato oramai decine di volte, di cui la capolista è quella che poi le ricomprende attraverso le varie joint venture cazzate varie, più o meno coperte. Esatto, è la signora Morgan Stanley o JP Morgan, a seconda di come gli conviene. Infatti è quella che comanda e che controlla l'Italia. Va detto che la JP Morgan e tutta la parte, diciamo, dirigenziale JP Morgan e altri sono sotto processo in corte d'appello a Trani. Quindi anche per altre cose, per il discorso della valutazione, degradazione della valutazione dell'Italia nel 2011, a luglio del 2011. Sono tutte cose campate completamente per allora. Allora, qui ci sono coinvolti ovviamente vari personaggi, come abbiamo detto, e non solo, dello Stato, nonché ovviamente il Consiglio dei Ministri attuali, che ha detto che non si può sapere. Allora, quello che hanno detto, incredibile, è che dice la 24190, la legge 24190, è che i parlamentari del Movimento 5 Stelle che hanno fatto questa richiesta non sarebbero portatori di interesse
di qualificato, che è la definizione specifica di questa legge, di cui si parla in relazione alla Commissione, non i cittadini contribuenti a cui manca invece l'interesse diretto, almeno a stare a parere delle banche. Che hanno fatto? Le banche, tutte 20 o 21, hanno scritto al Ministro del Tesoro: stai attento a quello che fai, minacciandolo ovviamente. E chi se ne frega? Se ero Ministro del Tesoro gli rispondevo io. Le banche... Il fatto che il Ministro del Tesoro è il loro servo e quindi non certo. Può... Infatti quando le banche ci scrivono a noi che facciamo? Andiamo lì, facciamo un culo tanto. Così, abbiamo sempre fatto così. Nessuno dice niente. Se tutti facessero come noi, certo. E anche per primo il Ministro del Tesoro. Quel Ministro del Tesoro, sappiamo perfettamente chi è. Allora, insomma, sui derivati c'è un segreto di Stato di fatto. Tralascio tutte le varie considerazioni in cui confuto qui tutta la presa di posizione dei vari gradi di giudizio che hanno dovuto percorrere questi amici del Movimento 5 Stelle, che contraddice platealmente e proprio manifestamente tutte le surrogazioni che loro portavano a supporto. Loro intendo dire il governo e i suoi accoliti. Insomma, qui non sto a elencare tutto perché la cosa è complicata e anche abbastanza specializzata, voglio leggere. Voglio leggere qualche definizione. Insomma, qui stiamo parlando di un debito di, così uno capisce bene, 82.106 miliardi di vecchie lire. Sì. Non troppo vicino però. Qui la vicenda è, da considerare alla fine di tutti i vari varie considerazioni, se è più importante mantenere una omertà in favore delle banche o se dichiarare pubblicamente ai cittadini che i ministri e i governi precedenti erano collusi con le banche e quindi ma a danno nostro. Era, come è tutt'oggi, un'associazione a delinquere, certo, che ha come vertici i gruppi mafiosi e massonici che gestiscono queste strane entità di truffatori che si chiamano banche. E quindi qui ed ora bisogna ritornare alle radici della Repubblica, a quei principi essenziali e primordiali che sono alla base delle nostre istituzioni e sui quali è necessario fare quadrato a difesa della nostra stessa identità, sia personale che collettiva. In questi giorni abbiamo visto lo stravolgimento totale di tutti i valori cementanti uno Stato e una nazione. Esattamente. E occorre quindi fare una catarsi sociale che mai è stata compiuta ab inizio dal 47, dal momento in cui dal 43, prima. È una iniziazione, quindi una riniziazione morale, 43, sociale democratica. Perché con la fuga del capo dello Stato è venuta a mancare l'essenza senza dello Stato, non è mai stata ripristinata, che ne dicano, capito? È tutto lì, tant'è vero che il potere oggi ce l'hanno le banche internazionali. Io voglio ricordare, a prescindere da tutte le altre considerazioni legali che poi sul testo qualcuno se la va a vedere, chi conosce un briciolo di codice civile e sa cos'è un negozio giuridico, sa che un negozio giuridico non può essere fatto per una causa immonda, infame, illecita. I primi a dirlo sono stati gli americani hanno cominciato a piantare delle grane, quindi, adesso cerchiamo di dirlo anche 1898 la guerra ispano-americana. Parte quello. Quando Bush conquistò l'Iraq facendo uccidere dai suoi sicari Saddam Hussein, Saddam Hussein, il governo di Saddam Hussein era indebitato da tutta una serie di debiti oltretutto piuttosto consistenti, e allora i vari paesi creditori si rivolsero al capo del governo americano, in quanto non esisteva il governo
iracheno, perché il capo del governo è stato ucciso e i membri del governo uccisi o in prigione, chiedendo il pagamento di questo debito, e Bush fece rispondere che, essendo un debito contratto da un cattivaccio, era detestabile, quindi nullo. E quindi nullo. Oh, ecco, ricordiamocelo, allora, lo stesso anche qui, anche quello per i primi nel 1898 furono proprio gli americani in cui in quell'occasione, in quella guerra contro la Spagna per la conquista di Cuba e delle Filippine soprattutto, sì. Perché Cuba poi è stata di nuovo lasciata a se stessa, e quindi a quel punto avevano diciamo le motivazioni giuridiche internazionali, ma le motivazioni giuridiche scaturiscono sempre dallo stesso ceppo, che siano internazionali o nazionali, non cambia nulla. E quindi il negozio giuridico motivato da cause illegittime, illegali, è nullo di fatto di per se stesso, non c'è bisogno neanche di andare in procedimento. Esattamente. Basta solo dimostrare all'apertura del procedimento che quel negozio era intenzionalmente redatto per fregare la gente, e a quel punto non c'è da seguire altro. Un governo che fosse interessato a fare l'interesse degli italiani. Tutto ciò premesso, evidenziamo che tutti i contratti in oggetto, quelli che contraggono appunto i derivati in una partita di gioco d'azzardo, partono da cause amorali, illecite, illegali e quindi nulli, vanno disconosciuti e rigettati nelle presenze delle banche. Due, poi chiediamo la censura, la cattura, la prigione e quant'altro per tutta questa banda di infatti. Ecco, questo per dire, parliamo di una cosa diciamo collaterale, un danno collaterale, ma parliamo di 82.000 miliardi di vecchie lire a danno nostro. Esattamente. Buona Se giornata. Quelli che hanno firmato queste cose poi sono le personalità che percepiscono delle pensioni faraoniche che nessuno al mondo ha, non è un caso, non è assolutamente un caso. Per dare le pensioni a questi figli di Troia, tolgono le pensioni a coloro che hanno onestamente lavorato. Chiudi, che ne facciamo una.